Amiche ed amici, sono in Italia, è il primo video fuori dalla gabbia. Ho anche già preso una multa, ho già aiutato l'economia italiana di qualcosa. In questo video vorrei raccontarvi un viaggio spaziale in macchina che ho fatto dalla Germania alla Puglia. Non male come viaggio. Per chi non lo sapesse, uscire dalla gabbia, uscire dalla Germania per andare in Italia e fare questo viaggio in automobile è una grande emozione questo viaggio. In questo video volevo raccontarvi qualcosa di questo, qualche annotazione, qualche osservazione e qualche differenza, insomma, tra la Germania e tra l'Italia. Vi do il benvenuto a tutti, sono a Taranto, vi faccio vedere qua la bellezza, porca la miseria. Eccoci qua. Ah, ma che cos'è quello? Il lago di Garda? Gardase? No, no. Il Mar Grande, il Mar Ionio, Taranto, città dei due mari, dall'altra parte abbiamo il Mar Piccolo, quella che vedete lì è l'ingresso di un'università, qua abbiamo probabilmente dei turisti inglesi, perché dovete sapere da qualche anno approdano le crociere a Taranto, c'è un gran sole, si sta da Dio, 34 gradi, ma dopo un po' uno ci si abitua, e amiche ed amici, parliamoci chiaro, la vita in Germania è praticamente un ergastolo a cielo aperto. C'è chi dice no, ma qua, ma su, ma giù, no, no, stiamo facendo un ergastolo a cielo aperto, e, però vabbè, cosa c'è di bello in Germania? Le cose belle della Germania sono il lavoro, la foresta nera, no, vabbè, il lavoro. Le cose belle della Germania sono il lavoro. Arriva il momento in cui, per fare le ferie, per tornare giù definitivamente, per fare anche solo 3 giorni, dovete scendere in macchina. È un bel viaggio, è una bella emozione quando esci dalla Germania. Io sono partito, c'era una bella giornata di sole dove stavo io vicino a Monaco di Baviera. Più andavo verso l'Austria e più avevo l'ansia. È così bello uscire da quella non nazione fatta di non persone. È così bello uscire che, cavolo, ti viene l'ansia, hai quasi paura che al Brennero ci sia una coda di camion, che ci sia qualche problema per uscire. E invece, alla fine, piano piano, ti avvicini all'Austria, arrivano bomba d'acqua, rallentamenti, deviazioni, poi parliamo adesso anche un pochino delle autostrade, del discorso autostrade in Italia, autostrade in Germania. Arrivi in Austria, piano piano, arrivi anche alla fine dell'Austria, e arrivi al Brennero, arrivi al confine, paghi l'ultima tassa per quello che riguarda l'autostrada dell'Austria, che adesso si può pagare anche giornalmente, puoi pagare anche solo un giorno di autostrada in Austria, paghi l'Europa Brook e arrivi in Italia. In pochi sanno che prima di Vitipeno, quel cartello lì con la scritta Italia, quindi all'entrata, è uno dei punti più fotografati d'Europa. Chiunque dalla Germania passi quel cartello lì, o che sta guidando, o che è praticamente passeggero, gli viene voglia di fare una foto a quel cartello lì, Italia. Dà delle grandi emozioni. Dopo un po', porca la miseria, la prima mezz'ora in autostrada, capisci di non essere l'unico che si sente uscito da una gabbia, perché comunque sembra di stare un po' in un circuito di Formula 1. Mezz'ora che sei in Italia, mezz'ora di autostrada italiana e sono tutte macchine tedesche, almeno a me è successo così. E di queste macchine tedesche, per esempio, non ce n'è una che rispetta i limiti stradali. Io avevo un momento zen, non lo so, volevo rispettare comunque questi limiti stradali, facevo i 110 anche per non consumare molto, perché la mia macchina consuma molto, e vedevo che quello che andava più piano mi sorpassava ai 130, 140, per non parlare degli altri. Voi direte, no, ma erano tutti italiani con la macchina tedesca che tornavano in Italia come te. No, 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 no. Insomma, sembrava di essere sulla Formula 1, sembrava di essere, no? Io ero il più sfigato che andava più piano, ma vabbè. Non erano tutti italiani per nulla, perché dopo mezz'ora mi fermo in un autogrill, io per prendere un caffè al volo,
Mi fermo in un autogrill e nel parcheggio dell'autogrill sembrava di essere a Berlino. Erano tutti tedeschi. Erano tutti tedeschi. Vedevi la famigliola con i bambini che mangiavano il croissant, vedevi, vabbè, i soliti sandali e calzini, vedevi i nonni, vedevi i ragazzi più giovani, vedevi due che si facevano un selfie con il tramonto e le montagne dietro. Cavolo, i tedeschi appena arrivano in Italia veramente si trasformano, eh. Ogni cosa per loro è meritevole di fare una foto. Sembra che prima di partire siano mangiati i crauti allucinogeni. Comunque, fai questa piccola sosta all'autogrill, ti sembra ancora di essere a Berlino, dici un po', ah, c'è ancora un po' l'ansia, però sei contento duro. Dopo un po' parti e continui, vedi questo grande cartello verde, Modena, Modena, che bello, ti viene quasi un'erezione a vedere quel nome lì, Modena, e questo con lo sfondo verde di questo cartello, tanta roba Modena. Vabbè, continui, continui, continui. Io, ragazzi, questa volta ho fatto un po' un viaggio kamikaze. Sono andato direttamente in Puglia. Dovevo fermarmi a Ravenna, per una serie di circostanze non mi sono fermato. Ho detto vado direttamente. E devo dirvi una cosa. Allora, per esempio, parliamo un attimo delle autostrade. È uno scandalo, l'ho sempre detto anche quando facevo i video su TikTok. È uno scandalo e comunque, cavolo, le autostrade in Italia costino e costino tanto. Io, per esempio, dal confine italiano, quindi parliamo di Trentino-Alto Adige, fino all'uscita di Bari, praticamente io ho pagato, mi sembra, 80 euro. Sono tanti, però va detto anche un'altra cosa. Se non ci fosse questa storia del pagamento, o se il pagamento, diciamo, fosse molto molto minore, diciamo simbolico, guardate che io adesso vi dico una cosa, le autostrade italiane sono superiori alle autostrade tedesche? E come, ricordatevelo bene, le autostrade italiane sono migliori delle autostrade tedesche. Chi dice appena si entra in Italia è il bordello, o è sfigato, che becca l'unico varco tra l'estero e l'Italia dove ci sono i buchi e così, oppure è malafede. Allora, c'è da dire, se passate dalla Svizzera, molte volte passate in un orario in cui i frontalieri stanno rientrando, c'è un mucchio di coda, magari all'entrata di Como c'è anche un tratto di strada, prima dell'autostrada, prima di mettersi per andare a Milano e in altri posti, c'è un tratto di strada non molto bello. Però, per esempio, nel mio caso, dall'entrata a Brennero, dall'entrata in Italia fino a Bari, le autostrade lisce come l'olio. Lisce come l'olio. Io ho girato autostrade quasi per tutta l'Italia e devo dire che è tanta roba, tanta roba. Tratti autostradali non buoni, io me li ricordo solo tra il Lazio e la Toscana. Comunque, le autostrade italiane sono superiori a quelle tedesche. L'unica cosa è che sono a pagamento. Le autostrade tedesche, allora, intanto la maggior parte di notte non hanno le luci, non c'è l'illuminazione, sono buie. Per una persona che magari è neopatentata, per una donna che magari non è pratica a guidare e che gli può pigliare male il buio se piove tantissimo, o anche per un uomo che non è molto pratico, in molte situazioni questo buio qua può pigliare un po' male, prima cosa. Seconda cosa, guardate che le autostrade tedesche, che molti dicono sono senza limiti, ma sono senza limiti dove? Sono senza limiti in un piccolo tratto senza uscite, sono senza limiti in un piccolo tratto. Molte volte voi andate senza limiti, come ovviamente succede a molti, visto che siamo esseri umani e non macchine, si spera, come succede a molti, dopo un po' c'è il cartello, adesso dovete fare 120, voi non lo vedete e vi prendete un bel autovelox, vi prendete un bel laser. E questa cosa succede spesso. Succede spesso che sull'autostrada tedesca ci siano dei blitz, come li chiamano loro, quasi sempre sono segnalati, però, vi ripeto, siamo esseri umani, ti viene un po' da non pensarci, non puoi vedere tutti i cartelli autostradali. Ogni tanto uno entra un po' nella sua dimensione e sono tante le multe che fioccano in Germania. Altra cosa. Io non so perché, ma le autostrade tedesche sono sempre piene di cantieri, rallentamenti, deviazioni all'interno dell'autostrada,
Molti tratti, non dico che c'hanno le buche, ma è molto irregolare. In molti tratti, per esempio, da Monaco di Baviera a Francoforte, vi invito a farla con un caffè appoggiato nella poggia caffè. Vi uscirà il caffè dal bicchiere perché molti tratti sono irregolari. Non è vero che le autostrade tedesche sono superiori a quelle italiane. Sono superiori, se è vero, solo perché non sono a pagamento, ma comunque non sono a pagamento. Le tasse sull'autostrada le pagate in un altro modo. Per quel che riguarda le tasse sul lavoro, piccola parentesi, e le tasse agli imprenditori, se è possibile, in più del 50% dei casi, delle casistiche, le tasse in Germania sono più alte delle tasse in Italia. Ma vabbè, ritornate poi, la consolazione, ritornate a cosa c'è di bello in Germania, il lavoro, vabbè. Questo qui a me mi è saltato all'occhio subito, mi è saltato all'occhio già da anni, questa superiorità delle autostrade italiane. Un'altra cosa, per esempio, io 2 giorni fa mi sono fatto da Bari, sono andato fino a Torre dell'Orso. In questo caso, per esempio, io ho fatto una superstrada, è la superstrada per intenderci che si prende da Bari andando a Brindisi. Questa superstrada ha 2 carreggiate per ogni direzione, quindi ha 2 carreggiate. Questa superstrada gratis. Io mi sono fatto 200 km ad andare e 200 tornare, ovviamente superstrada è gratis, ma non aveva un buco. Cioè, c'erano i limiti dei 90, dei 110, ma volendo la facevi anche molto più veloce e non aveva una buca. Quindi, in generale, le strade sono messe meglio in Germania, certo, però diciamo anche, diamo anche a Cesare quel che è di Cesare, ok? Per esempio, nella città di Taranto, in cui sono adesso, sì, ci sono punti dove ci sono delle buche e così, però non. Io molte volte nei video che ho fatto su YouTube o su TikTok, molti dicono, i soliti disfattisti al 100% dicono in Italia il 75% delle strade sono piene di buche. Ma mi sembra che il 75% del cervello di molte persone invece sia quello, sia il cervello che sia pieno di buche. Perché io ho anche una macchina, diciamo, con le sospensioni basse, una macchina che devo stare attenti ai buchi, ma io non ho mai avuto nessuna tragedia. È da 3 anni che mi giro l'Italia, l'Europa, da sud a nord, vi posso dire che io la tragedia non l'ho mai vista. A parte questo, sapete che cosa ho notato appena sono arrivato in Italia? Voi lo sapete, io guardo un po' più il lato umano del lato dei soldi, però si parlerà anche di soldi, vabbè, ovviamente, in futuro. Nei video che riguardano l'Italia, io ho notato che, cavolo, dopo mezz'ora vi ho detto che mi sono fermato in autogrill e dopo un'altra oretta, ecco, ero già in Veneto, mi sono fermato in un altro autogrill, sapete, mi piace il caffè e poi anche per rimanere un po' su, no? Mi sembra che fosse un sabato sera o un venerdì sera. Sono rimasto impressionato, per fortuna dopo in quell'autogrill non c'era più nessun tedesco, sono rimasto impressionato. Boh, ho subito notato una differenza tra gli italiani e i tedeschi. Ovvero, mi sembra a me, io lo dico sempre, è inutile ragazzi, non giriamoci intorno, gli italiani hanno una marcia in più. Io ho subito visto, c'era un autogrill, c'erano anche giovani che andavano in discoteca, si vedeva, e anche gente meno giovane che era lì di passaggio, ecco. Io ho visto, gli italiani, sia giovani che meno, hanno una marcia in più, nel senso che hanno un piglio in più di vita. Sono più spontanei, sono più originali, hanno uno sguardo con più. Loro sguardo ha più luce, loro sguardo manifesta personalità, manifesta questa vita, questa luce. E mi sono sentito subito meglio, mi sono sentito subito a mio agio, mi sono sentito subito di guardare delle persone negli occhi, per esempio. E questa cosa si nota, mi ricordo Nietzsche scriveva, riferendosi ai suoi concittadini, ai suoi compatrioti tedeschi, diceva occhi verdi inespressivi, ragazzi, occhi verdi inespressivi. E questa cosa mi è saltata subito all'occhio, vorrei rendervi partecipi di questo. E che dire, già l'autogrill, quando uno è abituato a stare in Germania da anni, oppure da tanti mesi, già l'autogrill ti viene voglia di far festa. Com'è possibile che dopo mezz'ora che si entra in Italia il caffè è strabuono? Magari non strabuono, ma più che decente, più che buono, già in Trentino Alto Adige. Com'è possibile? C'è la maledizione del caffè, cioè è il cielo, è l'aria, non lo so. Com'è possibile che già quando sei in Veneto in un autogrill, che in autogrill comunque credo che le cose siano congelate, i croissant siano così buoni?
i panini siano così invitanti. Un pezzo di pizza in autogrill vale più che una pizza nel ristorante più buono che c'è in Germania. Perché io quando ero a Mannheim, per esempio, il video che ho fatto a Mannheim, ero lì con un'italiana, una ragazza che è stata molto carina, molto disponibile. Lei, per fare bella figura, siamo andati a pranzare nella pizzeria più buona di Mannheim, pizzeria italiana, e signore e signori, facevano la pizza alla napoletana, forno a legna con la cupola alla napoletana, però questa cavolo di pizza gli mancava il sale. Quella pizza costava di meno, costava 15 euro, era una margherita, gli mancava il sale, Cristo santo, perché io ho pensato, ti do anche 20 euro per una pizza buona. Però almeno cazzo, che la mangio, no? Che mancava il fottuto sale, per esempio. Vogliamo parlare dei prezzi? Un attimo la differenza di prezzi e poi chiudiamo il video. Allora, c'è da dire, l'anno scorso hanno fatto tutti i furbi, non si sa perché, si vede che ce lo mettono in quel posto un anno sì, un anno no con la benzina, no? Quest'anno la benzina, io per esempio adesso a Taranto l'ho appena fatta, a 1,75. In autostrada quest'anno la benzina costava di più in Germania che in Italia, perché io l'ho fatta self-service a 2,15 euro in autostrada. Ero un po' disperato, l'ho dovuto fare in autostrada a 2,15 euro. La benzina in Germania, mo, adesso in questo periodo, ti viene a costare 2,30-2,35 euro, per esempio. Vogliamo parlare delle minime cavolatine che voi comprate in Italia? Non fumate, però sigarette, io qua le pago 5,50 euro, in Germania costano 8 euro, 9 euro, 10 euro. Due acque, due croissant, una bottiglia d'acqua grande in un alimentario, in un bar, ti costano niente, sai? Ti costano 4 euro. Quanto costa un'acqua se voi l'avete andata a comprare in un bar in Germania, per esempio? Vogliamo parlare della pizza, vogliamo parlare delle cose da mangiare che si mangiano qua la sera. Ovviamente, vabbè, non stiamo a parlare del mangiare, della qualità del cibo, perché manco i cani in Germania. Però qua c'è anche un prezzo onesto ancora nel sud, su molte cose. C'è un prezzo onesto. Per esempio, una piccola infarinatura, ok? Per il resto, io sono arrivato da più di una settimana in Puglia. Ovviamente avevo bisogno di un po' di pausa dai video, un po' di pausa dai social, ho pubblicato qualche foto su Instagram, oggi o domani intervisterò una ragazza con la quale sono in contatto da molto tempo, 18 anni, ci racconterà cosa vuol dire essere giovane nel sud Italia e spero seguirete i miei video, amiche ed amici, vi auguro buone ferie se siete in ferie e così, statemi bene.